Comunque io sono una cattolica, un praticante, quindi questo fatto che un beato si interfacci con il santo, santo patrono della mia città, mi emoziona non poco. Non dimentichiamo che questa è la parete di una scuola e quindi questa simbologia di aver voluto creare, non finirò mai di ringraziare il professore Vinci Guerra e i suoi ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Firenze per aver voluto, per lasciare questi momenti, non questi momenti, queste opere nella nostra Naro. Questo è un momento molto significativo, dicevo, per la simbologia che ha questo dipinto, che è beato e quindi che ha fede gli si rivolge, ma che ha fede nella giustizia gli si rivolge ugualmente. E quindi sappiamo che il beato giudice Livatino, ucciso per mano mafiosa, dall'assù ci guarda, ci protegge, ma ci indica una strada. Ma ci indica una strada perché è stato, come si diceva prima, credibile, perché i suoi comportamenti erano quelli di una persona corretta e che era impastato di giustizia. Io ho avuto anche la fortuna, per la verità, tutti dicono, eravamo io forse all'inizio del liceo, lui quasi alla fine, ci incrociavamo, però si vedeva già che era una persona seria e la sua serietà poi insomma l'ha potuto manifestare in questa sua voglia di battersi per la giustizia. Tutto quello che oggi vediamo nel campo dell'arte pubblica di solito è realizzato nelle periferie, quindi lo slancio dell'artista è abbastanza libero nella rappresentazione, è variegata, l'abbiamo visto, no? Lavorare in un luogo ricco di storia è più complicato perché andiamo sempre poi a misurarci con i livelli nostri e con quelli che già sono presenti.